Vediamo come usare il manuale praticamente per l'identificazione di una firma su un nakago di una spada giapponese. Allora, come sappiamo, le firme giapponesi vengono incise e quindi si identificano attraverso la conta dei segni con cui è fatto un kanji. Allora, incominciamo la traduzione, la traslitterazione del codolo dal basso, perché di solito è nel basso che c'è il nome del forgiatore. Quindi incominciamo con l'ultimo kanji e contiamo quanti segni noi vediamo. A prima vista direi che sono circa 11 kanji. Quindi andiamo nell'indice. Allora, 11, vado al capitolo degli 11, i kanji con gli 11 colpi, e incomincio a paragonare questo kanji con questi scritti, quello che mi sembra che rassomigli di più. Ecco, qua ce ne sono di diversi, però vedendo questo simbolo posso pensare che è questo. A questo punto mi vado a fare il segnalibro e me lo evidenzio in maniera che il primo kanji l'abbiamo trovato. Andiamo a contare il secondo, 6, nella sezione con i kanji con 6 colpi, e andiamo a cercare. Siamo fortunati, l'abbiamo trovato subito, vedete questo con questo, Yoshi, quindi segnalibro, evidenzio, e quindi sappiamo che il nostro artista si chiama Yoshimichi. A questo punto i primi due kanji di solito rappresentano la provincia di origine del nostro forgiatore. Andiamo all'indice e cerchiamo il capitolo relativamente alle province. Stesso discorso, dobbiamo andare a vedere quali kanji rappresentano, sono similari alla firma che noi abbiamo, ricordandoci sempre che questo non è carta pennello, ma è un bulino e è ferro acciaioso, quindi ci sono delle libere interpretazioni. Ecco, direi che rassomiglia è questo, Tan Ba. Andiamo a segnare col segnalibro. A questo punto abbiamo Yoshimichi di Tamba. Probabilmente questo carattere in mezzo è un titolo nobiliare, e quindi per prima cosa, prima di andare a cercare e fare la conta di kanji, andiamo a vedere se nei titoli è presente questo kanji. Nome di clan, famiglie, titoli. Ecco. Andiamo a guardare, eccolo qui, il titolo Kami, segnalibri, quindi la firma risulta essere Tamba Kami Yoshimichi. Per la lingua giapponese bisogna mettere il no, che vuol dire di, e quindi Tamba no Kami Yoshimichi. Ora andiamo a verificare la risultanza della nostra ricerca. Ora andiamo a vedere il risultato della nostra traslitterazione. Quindi abbiamo evidenziato ogni singola pagina contenente il kanji. Ora nel sommario generale andiamo
nel segnalibro, gli hanno detto che la firma è identificata dalla provincia, titolo e nome del forgiatore in questo caso. La provincia è comunque sempre la prima, quindi andiamo a vedere la provincia. Andiamo a cercare Tamba, quindi l'abbiamo evidenziata. Dopo il titolo nobiliare andiamo a riguardare Kami, che è quello che avevamo, quindi Tamba no Kami, e poi andiamo a identificare i kanji. Il primo kanji è quello con 6 stroke, Yoshi, come abbiamo visto è evidenziato. Secondo kanji che abbiamo evidenziato, eccolo qua, Michi. È importante evidenziarlo perché ovviamente ritorna subito immediato la lettura della firma. Quindi ripetiamo: Tamba no Kami Yoshimichi. È possibile anche su ogni singolo kanji eventualmente scrivere delle note, qualsiasi cosa noi abbiamo necessità di approntare per ricordarci in che caso abbiamo usato questo kanji e a cosa è servito.